Santo, il Botteghelle tira fuori gli artigli, una gioiese tutto cuore, dà tutto quello che aveva. Alla fine però l'esperienza anche stavolta si fa vedere. Il Botteghelle, diciamo, vince questo campionato, anche se c'è questa finale con la Lumaca che sarà una partita secca, ma la formula è questa, due promozioni. Sono innanzitutto devo dire sono felicissimo di aver raggiunto l'obiettivo stagionale che ci eravamo prefissati con i miei compagni, con il mio gruppo di fratelli con cui condivido il campo da ben 7 stagioni, con Sebi, con Antonio, con Paolo e tutti quelli vicini alla nostra società. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta, dopo aver vinto nel 2014-2015 il campionato di Serie C. A distanza di 4 anni abbiamo raggiunto il massimo obiettivo nel campionato di Serie D, ottenendo una bella promozione. Ma la cosa più bella credo sia il modo come è arrivato questo successo. Tanti infortuni sin da inizio anno, dentro Pietro. Via Pietro dentro Conso, io mi faccio male alla caviglia, a gara 1 con la Jolly perdiamo Sergio e Marco, andiamo sotto 2-1 in gara 1, ci davano per morti, l'inerzia era dall'altra parte e abbiamo uscito fuori il nostro carattere, la nostra voglia di vincere, non ci siamo arresi, ci siamo rifiutati di perdere e ci siamo guadagnati con merito questa semifinale e poi è andato tutto bene. Devo onestamente fare i complimenti alla Gioiese Eugenio Dattola, che rispetto alla gara d'andata giocata qui a dicembre ha fatto passi in avanti veramente giganti. Oggi senza la Iacona e Peppe Russo hanno fatto una partita veramente meritevole, quindi complimenti anche agli avversari. Santo, un'annata da ricordare, non solo per come è andata, anche perché comunque hai giocato con tuo fratello. Una dedica speciale? La dedica speciale la voglio fare innanzitutto a Sergio Panzera sicuramente, che si è rotto il legamento crociato e ci ha abbandonato a inizio playoff. Per noi, oltre che essere una pedina cardine del quintetto, è un fratello. Averlo perso e aver confermato il fatto che lui debba stare lontano dai campi per 5-6 mesi ci è dispiaciuto molto, però è stato comunque un elemento di coesione tra di noi, ci siamo stretti, ci siamo uniti. E questa vittoria la dedichiamo sicuramente a lui. Santo, stasera abbiamo visto in tribuna tanti amici, c'era Ion, c'era Carlo, c'era tuo cugino Pasqui, mancava solo il Puma, ma sicuramente era aggiornato minuto per minuto, come anche Kevin era aggiornato, ne sono certo. L'anno prossimo cosa ci possiamo aspettare al Botteghelle? Cosa si farà? Questa Serie C, non ci sarà la Serie C, il basket in Calabria non è che vive un bel momento. Sicuramente è un bel momento, anzi direi veramente siamo ai minimi termini, quindi noi abbiamo fatto il nostro. Adesso parola al presidente Musolino e deciderà lui il da farsi. Sicuramente la scelta di fare la Serie C o la Serie D è fondamentale capire prima di che campionato si stia parlando. Se le nostre squadre devono andare a spostarsi in Sicilia o in Campania per poter fare una C-Silver, sicuramente moltissime società sono in difficoltà e quindi devono rinunciare alla categoria. Quindi innanzitutto bisogna capire questo. Dopodiché l'ultima parola va al presidente. Per quanto riguarda noi giocatori abbiamo scritto un'altra pagina importante della storia di questa società ormai storica del basket reggino. Dopo la vittoria del campionato di Serie C nel 2015, oggi otteniamo anche una promozione in Serie D. Quindi non c'è niente di più bello per me, farlo con i miei fratelli, con il mio allenatore di una vita, davanti ai miei amici di una vita, perché il Botteghelle è una famiglia e quando diciamo che è una famiglia lo è nel vero e proprio senso della parola. How do you want it?